Ciao a tutti e buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conosce, io sono Erla e questo è il mio canale. Ma prima di iniziare con questo video, ti invito subito a lasciare un like, ma soprattutto ad iscriverti al canale. Trovi il tasto qui sotto al video, così aiuterai a far crescere la mia community. Ma iniziamo subito col video di oggi. Ebbene sì, ragazzi, anche questo mese ho fatto un super mega ordine dal sito di Prozis e non vedo l'ora di aprirlo con voi. E quindi iniziamo subito col video di oggi, video unboxing. Ebbene sì, amici, anche questo mese ho fatto un ordine da Prozis, un super mega ordine che non vedo l'ora di spacchettare con voi. Ragazzi, ho non una, ma ben due scatole che mi sono arrivate da Prozis. Wow, non vedo l'ora di aprirle con voi. Allora, adesso iniziamo subito a spacchettare e vi spiego perché ho due scatoloni. Ragazzi, ho due scatole perché? Perché ho fatto non uno, ma ben due ordini da Prozis. Uno prima del Black Friday e uno dopo il Black Friday. E quindi armiamoci di taglierino e spacchettiamo. Arriva tutto ben imballato con queste bustine qua, così niente rischia di rompersi. Vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Allora, ad arrivare ci ho messo circa 48 ore, sono stati velocissimi, poi io me lo faccio arrivare sempre al fermo point perché in casa se no non mi trovano mai. Il totale del primo ordine è stato di 46,44 € ed ho risparmiato circa una decina di euro perché il totale, diciamo, senza sconti veniva circa un 55 euro, mentre invece il totale del secondo ordine è stato di 33,99 € invece che 40. Come sapete, sul sito di Prozis ci sono sempre un sacco di offerte, ma soprattutto avete la possibilità di accumulare i punti che vi possono servire per acquistare degli altri prodotti, oppure potete utilizzare i codici sconto di qualche influencer che vi permettono così di risparmiare un pochino ed avere degli omaggi. Io vi lascio qui sotto in descrizione il link di tutti i prodotti che vi mostro qui nel video, così se volete andare a dare un occhio, volete acquistare qualcosa, potete andare direttamente da quel link. Iniziamo subito con lo spacchettamento. Allora, che cosa ho acquistato? Ho acquistato un po' di scorta dei prodotti che utilizzo abitualmente, ma anche qualche chicca. Allora, iniziamo subito con un prodotto che mi è stato omaggiato appunto inserendo un codice sconto, che è questo qui. Questo qui è un porridge, c'è scritto che ci mette un minuto a venire pronto. Io di solito il porridge lo faccio con i fiocchi d'avena, ma appunto me l'hanno omaggiato, è a gusto neutro, lo proveremo e vi farò sapere com'è. Io il porridge lo mangio, mi piace molto, ma soprattutto inserendo qualche goccina di dolcificante diventa veramente super super buono e soprattutto con questo freddo è proprio una coccola. Altro prodotto che mi è stato omaggiato inserendo un codice sconto è il seguente. Allora, questa qui sembra una cosa veramente porca. È una protein peanut bar da 65 grammi con il 23% di proteine e sembra una cosa super porca, come potete vedere qua dall'immagine. Proveremo, vi farò sapere che com'è. Mi ricorda un po' tipo quelle barrette Twix, giù di lì, no? Twix, Mars. Proveremo col burro d'arachidi e vi farò sapere. Con i punti ho invece acquistato questo Multi PRZ, non è nient'altro che il multivitaminico di Prozis, è per l'appunto sempre in polvere come i maggiori multivitaminici, diciamo, che conosciamo. L'ho preso gusto fragola, così, perché di solito sono sempre all'arancia, e vedremo, diciamo che questo qui multivitaminico non fa mai male. A posto che prenderti un po' l'ase, ti prendi questo, ha più di 20 vitamine e minerali, è 100 grammi e appunto l'ho pagato 800 punti, quindi onesto, non l'ho pagato, l'ho preso e penso di introdurlo appunto nella mia routine quotidiana perché diciamo che fa sempre comodo avere qualche vitamina in più. Fa sempre comodo avere qualche vitamina Lo proveremo e lo inserirò nella mia routine quotidiana e vi farò sapere se è buono o se è quel gusto fragola chimica.
E che fai? Lo fai in ordine da Prodi se non compri niente a Franchino? Ovviamente creme spalmabili proteiche, perché ne mangia una quintalata ogni colazione. Gusti? Cioccolato bianco, bonbon, che sa tipo di Ferrero Rocher, e la Duo. Allora, io le ho assaggiate tutte e tre. La mia preferita tra tutte e tre è appunto questa qui, la Duo, perché veramente non si nota la differenza con l'originale, che poi l'originale non è niente meno che il tarocco della Nutella, quella bicolor. Però è molto molto buona, anche queste le ho pagate. La Duo costava 4,99 euro, la bonbon costava 4,49 euro, la cioccolato bianco costava 4,49 euro. Ma particolarità di questo è che, inserendo un codice che trovavate all'interno della home page, vi praticamente permetteva di acquistare un altro prodotto che ho acquistato a un prezzo inferiore. Infatti ho acquistato anche questa qui, quindi se io acquistavo questi e questi li pagavo meno che comprati singolarmente. Ho preso questo pacchettone di farina d'avena da 1250 grammi al gusto biscotto, che è il mio gusto preferito. Ma voi pensate che mi sono accontentata di un pacchetto? Eh no, ragazzi, ne ho presi due, quindi in totale c'ho in totale ho 2500 grammi di farina d'avena al biscotto di Prozis. E questo vuol dire solo una cosa, che ragazzi, mi darà la pazza gioia con tutti i miei panchecchini al mattino. Questo qui è uno dei miei gusti preferiti. Altri gusti preferiti sono lemon pie, che avevo già da smaltire, e gusto brownie. Oltre alla farina d'avena gusto biscotto, che ne ho una quantità industriale, ho acquistato anche questa qui, che è diversa da quella di prima, perché quella di prima è appunto istantanea, questa invece va cotta. Questa qui gusto bonbon, perché il gusto appunto brownie al cioccolato che avevo l'ho finito, quindi ho acquistato anche questa qua. Sarà un periodo tutti i giorni pancake praticamente. Questa qui è una confezione da 500 grammi e l'ho pagata 5,99 euro, e diciamo che per 500 grammi di prodotto ne vale più che la pena. Queste qui le ho pagate insieme 15 euro, quindi vuol dire 7 euro l'una. Sempre per i miei panchecchini mattutini ho acquistato un'altra cosa. Eccolo qui. Allora, questo qui è il preparato per fare i pancake zero di Prozis. L'ho preso al gusto vaniglia. Allora, io sono solita fare i pancake con la farina d'avena e l'albume, ma ho pensato che magari effettivamente, quando non si ha tempo di stare lì a sporcare 27 piatti, si può utilizzare anche questo preparato qui. Perché questo qui basta aggiungere la polvere, aggiungere l'acqua oppure il latte e va direttamente in padella, senza bisogno di additivi, idrolitina, albume, eccetera. E niente, vi farò sapere, l'ho preso gusto vaniglia per differenziarlo un po' dagli altri, e questo qui l'ho pagato 8,99 euro per un sacchetto da 400 grammi. Direte voi, ma Erla, ma ti sei impazzita, ma quanta roba per fare i pancake hai preso? Sì ragazzi, sì, perché ho comprato anche un'altra cosa che volevo troppo provare, e magari la proviamo anche insieme, vediamo, perché ero troppo curiosa e mi ha incuriosito fin da subito. Questo qui è il tostapane di Prozis, che ha dentro delle piastre che possono essere cambiate e possono diventare anche macchina per fare i pancake. Vi faccio vedere. Allora, eccolo qui, è molto compatto, come vedete si può aprire e ha la piastra per fare appunto i toast. Io non sono solita di fare i toast, però è anche vero che può essere comodo. È anche vero che può essere comodo, soprattutto perché occupa poco spazio e poi vabbè, ha il suo cavo. Ma io insieme a questo ho acquistato anche questo. Ta-dan! Che sono le piastre, ma per fare i pancake, quindi io tolgo la piastra del tostapane e metto la piastra del pancake. Vi faccio vedere. Ta-dan! Quindi queste vanno inserite qua dentro. Tendenzialmente il preparato si mette qua dentro, si chiude e viene fuori il pancake. Dovrebbero essere antiaderenti, le testeremo e vi faccio sapere. Anche perché se veramente funziona come dicono e come sembrava, sarebbe una soluzione top, perché è velocissimo.
Le piastre per i pancake le ho pagate 8,99 euro, mentre invece il tostapane costava 40 euro, per la precisione 39,99 euro, ma l'ho pagato solo 33,99 euro. E nulla ragazzi, dal mio unboxing era tutto. Fatemi sapere nei commenti se avete provato qualcosa o se vi piacerebbe provare qualcosa. Ricordatevi che trovate tutti i link qua sotto in descrizione. Io ti invito a lasciare un like se hai gradito il video, ma soprattutto ad iscriverti al canale, così rimarrai aggiornato su tutti i contenuti che pubblico. E noi ci vediamo in una prossima avventura. Alla prossima! Ciao!